Dal 1967 l'autocarrozzeria Stella è al vostro servizio, con tempestività e rispetto dei tempi di consegna. Il suo personale qualificato vi offre riparazione bolli da grandine anche senza verniciatura, sostituzione cristalli, lavaggi interni e sanificazioni, autosostitutiva e gratuita. Il tutto nel rispetto delle leggi ambientali e di sicurezza. Autocarrozzeria Stella, a Strambino, in via Ivrea 40. Telefono 0125 71 15 54. Iuri Barisone, direttore sportivo della Vischese. Allora, c'è stato un cambio di allenatore dopo l'ultima pesante sconfitta prima di questa partita. Qualcuno ha parlato di esonero, qualcuno ha parlato di dimissioni, spiegaci cosa è successo. Ma no, sono state delle dimissioni del mister che ci stanno, nel senso che comunque un allenatore che vede la propria squadra perdere 8-0 è normale che ha fatto una scelta, anche devo dire si è sacrificato per la società, perché lui oltre a portarci in prima categoria ha dato la possibilità anche alla società di provare a dare una scossa, no? Di cambiare, perché vedeva che non si riusciva a tirar fuori quello che serviva. Ringraziamo di tutto Valle, perché non sono sue responsabilità se abbiamo perso 8-0, se siamo partiti così, questo è fuori dubbio. Solo che in queste cose qua è sempre l'allenatore un po' che si prende responsabilità, si sente anche magari a volte colpevole, e ha preferito così, e noi abbiamo preso atto e abbiamo cambiato. Come è arrivata la scelta di Enzo Prago? Sicuramente un allenatore che negli ultimi anni ha dimostrato buone capacità. Ma innanzitutto è un allenatore che ci serviva soprattutto a livello temperamentale per dare una scossa, no? Perché comunque è un allenatore che da quel punto di vista lì ci può dare qualcosa come disciplina, come regole, e andare in campo con un altro piglio, cosa che col Bianzè si è visto proprio essere una squadra che come approccio fa fatica. Quindi adesso bisognerà lavorare per arrivare finalmente a questa prima vittoria, ma sembra che oggi una risposta buona da parte della squadra si sia vista sotto il profilo dell'impegno e del tentativo di vincere questa partita anche negli ultimi minuti. Ma devo dire che onestamente il Volpiano ha giocato meglio e ha fatto un'ottima partita qua a Vischia, soprattutto il primo tempo. C'è da dire che per l'ennesima volta abbiamo preso il gol del 2-2 in fuorigioco almeno di 5 metri, ormai siamo abituati e continuiamo con questi episodi sfortunati, però nel complesso il Volpiano ha meritato sicuramente, anche perché era in inferiorità numerica, ha spinto negli ultimi 20 minuti, ha spinto forte, è vero che è in fuorigioco, ma per quello che ha fatto vedere il Volpiano secondo me è un'ottima squadra, è la migliore squadra che ho visto qua a Vischia quest'anno.